Siamo qui con Veronique Miganotti che oggi mi taglierà i capelli. No, scherzo. No, mi farà una consulenza di armocromia. Se non l'avete mai sentito dovete assolutamente guardare questo video così ne capite un po' di più, perché anche io non ne sapevo niente e lei mi ha aperto veramente un mondo che io non sapevo neanche esistesse. Ma perché secondo te è così importante capire la gamma di colori che ti stanno bene? Diciamo che è importante perché un colore ha la capacità di valorizzarci così come a penalizzarci. Io faccio sempre questo esempio: avete presente il cappotto color cammello? Ecco, benissimo, sì, ad alcune sta un incanto, ad altre, tipo la sottoscritta, sembra una morta, quindi sta malissimo. Ecco, questo è il concetto di armocromia. Quindi un colore ha una capacità di dare luce, di valorizzarci, mentre un colore sbagliato, quindi non nella nostra palette, ha questa capacità appunto di farci sembrare spente, stanche, quasi con un effetto malaticcio. Questo spiegato in breve è un po' l'armocromia, quindi è importante proprio perché tutte noi insomma vogliamo essere valorizzate, giusto? Certo, assolutamente. Anzi, mi viene in mente, ma quindi vale solo per i vestiti, i capi di abbigliamento o in generale? Allora, vale diciamo per tutto quello che è attorno al nostro viso, quindi va da sé sicuramente la parte che abbiamo nel pezzo di sopra, quindi abbigliamento, magliette, maglioni, camicie e quant'altro, quindi abbigliamento, make up, unghie, capelli, ma anche gli accessori. Quindi se andiamo a mettere ad esempio un foulard piuttosto che un occhiale, piuttosto che un cerchietto, beh, anche questo dovrà tener conto della nostra palette. Poi ci sono anche in mania, c'è proprio della armocromia, che fanno anche l'arredamento di casa in palette, o la cover del telefono, perché si tiene il telefono, quindi tac in pandan con... Questa è curiosa. Sì, poi se le mani, ma questi sono un po' fissate. Ma come inizia una consulenza? Nel senso, allora, che... facciamo così, te lo faccio vedere, ve lo faccio vedere, messo il telo da barbiere. Esatto. Perché è importante che tu non abbia sotto un colore, quindi dobbiamo avere un colore neutro. Vedi, anch'io mi sono messa una maglia bianca proprio per cercare di isolare il più possibile i colori. Okay. Facciamo una grande distinzione. Allora, ci sono le stagioni calde e le stagioni fredde, che ovviamente non hanno alcun tipo di innesso con ok, io mi sento una persona solare, boh, pronti via, sono un'estate. Ecco, vedi, ecco, già sfatiamo questo mito che avevo già. Esatto, okay. Persone caraibiche sono una summer, no, non c'entra assolutamente nulla con la temperatura climatica, bensì c'entra con la temperatura del colore. Allora, la prima cosa che si fa quando si fa un'analisi di armocromia, noi l'abbiamo già fatto prima, è quella di andare a studiare il sottotono, quindi andare a capire se la nostra pelle, il nostro incarnato, diciamo, ha un valore più caldo o più freddo. Quindi questi sono i drappi con i quali si va appunto a fare l'analisi. Si prova un bianco, si prova un panna, si prova un arancione, si prova un rosa. Ecco, lei sicuramente ha un sottotono caldo. Allora, guardatela con un fucsia e ora guardatela con un arancio. Ovviamente Yara sta bene con l'arancione, ok? Guardate il suo viso, com'è più illuminato, com'è più radioso, com'è più luminoso con questo colore rispetto a questo. Cos'è che dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare un colore che non ci sovrasti. Cioè, lo scopo dell'armocromia è quello che è il nostro viso che deve essere in primo piano, oltre che farci sembrare più luminose, bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto prima. Però vedete, con questo fucsia è il colore che esce fuori prima di lei. Lei viene in secondo piano, spicca molto di più il colore che il mio viso. Esattamente, proprio così. Anche provato tutte le app, certo, i filtri che ci sono su Instagram, però non ci sono riuscita. Diciamo questo, che ovviamente tutto si può fare da soli oggi, ok? Il problema qual è? È che spesso noi siamo un po' fidelizzati, no? Come dico sempre, affezionati alla nostra copertina di Linus. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo questo attaccamento a quei colori che noi pensiamo che ci stiano bene, ma in realtà è perché amiamo, siamo attratte da quel colore, ma in realtà quel colore non sta bene, non ci dona. Bisogna avere una voce, diciamo, più oggettiva, neutra. A parte una persona esperta che, come dici tu, ha messo le mani in pasta nei colori, cioè esatto, capisce di colori,
perché io faccio un altro mestiere, lavoro nel digital, insegno anche italiano e quant'altro, ma non ne capisco di colore. Certo. Invece ci vuole qualcuno che secondo me veramente sappia mischiare, sappia capire quando è caldo, quando è freddo. Assolutamente. E ti sappia dire una cosa oggettiva, perché a me piace il giallo limone e tu oggi mi hai detto, Iara, lascia perdere il giallo limone. Esatto. E vedi. Ma anche perché ti dirò di più, in realtà la teoria dei colori è molto sottile, nel senso che se uno pensa a un colore rosso, ve lo faccio vedere da qua. Sì. Guardate questo rosso, ok? È un bel rosso. È un rosso, ok? E questo. Anche quello è rosso. Anche questo è rosso, però. 50 sfumature di rosso. Se si vede bene la differenza. Un pochino qui. Questo è più aranciato. Questo è caldo e questo è freddo. Questo è rosso dell'autunno, mentre questo qua è il rosso dell'inverno. Dal vivo si vede un po' di più che esatto. Ha una punta di blu come se fosse. Esatto, la differenza è molto sottile. Quindi uno dice rosso, ok, io sono della stagione calda perché il rosso mi sta bene. Però, come vedete, è proprio lieve, sottile la differenza, bisogna saperla cogliere. Allora, vi faccio vedere anche un altro segretuccio. Guardate la differenza. Allora, questi sono stupendi quando faccio le mie analisi. Allora, arancione e fucsia. Cosa deve fare un autunno? Non scegliere mai rossetti a base fucsia, ok? Ma deve sempre scegliere rossetti e tutta la nuance, la gamma di colori che andrà a mettere sul viso, che abbiano all'interno una piccola puntina di arancione. Queste sono le quattro stagioni. Ecco, di Vivaldi. Ta-da! Ok. Che belle. Allora prendiamo la sua stagione. Eccola qua. Ovviamente questa qua è quella generica, quindi non è legata solo al dip. Però guardate come il suo viso è armonico, ok, con questi colori. Ad esempio vi faccio vedere una stagione che non c'entra nulla con lei, mettiamo una bella estate, guardate qua come l'incarnato risulta grigio. È vero, pensa un po', io ho detto, oh, io sono un'estate. Hai visto che differenza? È vero, fammi riprovare la mia. Op. Guarda che armonia di colori. Eh sì, è vero, completamente diverso. Bello, bello, mi è piaciuto tantissimo, veramente, Veronique. Può essere una banalità, uno dice vabbè, ma mi devo far fare una consulenza, invece secondo me ti fai fare la consulenza una volta e da lì esatto. Puoi modificare anche pian pianino, non so, il tuo armadio, esatto. Puoi vendere o regalare le cose che effettivamente non ti donano e acquistare quel esatto. Capo, anche il cappottino, la sciarpa, accessori, tutto quello che in realtà ti sta meglio, non necessariamente avere tante cose, ma esatto. Quelle che ti stanno meglio. O ti comunque valorizzano. Avere nell'armadio i nostri capigiolli, che quando abbiamo una riunione, un appuntamento, insomma qualcosa di importante, sappiamo che mi metto questo, che così sono al top. E poi un'altra cosa che dico sempre, che spesso chiedono le ragazze, o insomma anche i ragazzi, perché ovviamente l'armocromia è per tutti, mi dicono, caspita, io ho tutto di questo colore, adesso cosa faccio? Devo buttar via tutto? Ovviamente no, nel senso, ci sono anche dei piccoli trucchetti, glieli svegliamo? Se volete trucchetti, la seguite su Instagram, giusto. Fate like sul suo profilo, magari le scrivete in DM o magari vi fate fare una consulenza da lei, che lei è veramente bravissima, è super simpatica, dolce, anche trasmette anche molta tranquillità, devo dire la verità. Va bene, grazie di averci seguita e un bacione al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.